Cari amici di Class TV Moda, eccoci pronti ad una nuova puntata di Class TV Moda News, il TG delle celebrities più cool che ci sia. La grande transizione presenta Leonardo Vecchiarelli. Trenta quadri per esprimere la forza e il coraggio femminile. Un complesso intreccio di significati e simbologie. Allo studio d'arte moderna e contemporanea Guastalla di Milano, il fotografo Leonardo Vecchiarelli espone fino al 12 novembre le sue opere d'arte, tra sapori medio orientali e muse ispiratrici d'eccezione. Un artista, un fotografo, abbiamo qua Leonardo Vecchiarelli, tante muse per una sola mostra, tra queste anche Federica Pesce. Perché? Ciao Federica. Ciao. Federica Pesce per il seguente motivo: che mi ha ispirato molta pace e tranquillità durante l'esecuzione, per cui lei in effetti ha rappresentato il Tao, che simboleggia la pace e la tranquillità, e l'ideogramma che troviamo alle sue spalle sta a significare la pace, perché Federica è una ragazza che esprime veramente tanta pace. Federica, tu sei d'accordo? Esprimi così tanta pace? Io mi rivedo molto nel Tao. Innanzitutto volevo ringraziare Leonardo, perché per me è un carissimo amico, ma è sicuramente un artista a 360 gradi e finalmente la donna guerriera. Donna guerriera perché? Perché la donna non è solo sensibilità e dolcezza, ma quando vuole ha grinta e carattere, quindi è giusto che venga detto che la donna è una guerriera. Detto questo, il Tao in tutti c'è un po' di bene e un po' di male, quindi secondo me tutte le persone sono ricche di parte positiva e parte negativa. Io sono simbolo della tranquillità, giustamente come dice Leonardo, ma allo stesso tempo se mi fai arrabbiare poi tiro fuori gli artigli. La preparazione è stata abbastanza lunga, molto direi, perché tra la ricerca dei capi che ho selezionato accuratamente personalmente e ricco nei dettagli comunque, e nel trucco al quale mi sono ispirato comunque ai samurai quando vanno in battaglia, che sono stati eseguiti tutti quanti dalla Christine Dupuy. Tantissime ore di trucco, però poi alla fine che sono state tutte quante trasformate in 3D, un po' come è stato fatto per il film Avatar. Desideravo comunque dare un tocco di modernità alle immagini. Il filo rouge di questa mostra è senza dubbio il Medio Oriente. Come mai? Come mai ti ha ispirato così tanto quella terra lontana? Il Medio Oriente per il seguente motivo: che mi piace moltissimo la loro cultura, il modo di pensare, di fare, e c'è questo grossissimo rispetto, comunque sia, civico. Tu Federica, ti senti anche tu una guerriera nella vita? Tutti i giorni, noi donne combattiamo tutti i giorni, sempre, e io ringrazio Leonardo dal profondo del mio cuore, perché essere per una volta la musa ispiratrice è stato veramente per me una soddisfazione grandissima. Ma a proposito di quadri, dietro di te c'è il tuo quadro, ma cosa riconosci veramente in te? In questa foto? È l'espressione nell'occhio, nei miei occhi, che danno questa forza che viene fuori. Per me è tutto in quello sguardo che lui è riuscito a tenere proprio naturale in me, anche se il resto della foto è molto costruita. Questa mostra riguarda l'arte, la bellezza ed anche i guerrieri. Ma dimmi, tu ti consideri una vera guerriera? Credo che oggi lo dobbiamo essere tutti, e che le persone che vogliono vivere veramente devono sempre combattere. Questa mostra riguarda la trasformazione, la transizione, e penso che Leonardo l'abbia colta pienamente, perché ha visto le donne sotto diverse forme ed espressioni. A volte sono irriconoscibili, ma sono circondate dalla bellezza. Un tipo di bellezza che a volte può risultare anche un po' strano. Apprezzo molto ciò che è stato fatto. Cosa vedi di te all'interno di questo quadro? Vabbè, gli occhi non sono i miei, però la bocca, questa parte qua, è molto simile, sono proprio io. Ma lei è un'imperatrice, quindi è una guerriera, forza, potenza, ti riconosci? Cioè, queste sono anche delle sfumature del tuo carattere? Molto inside sì, fuori sono più emotiva, invece dentro sono ferma su certe mie posizioni. Purtroppo oggigiorno le donne dovrebbero volersi più bene, e ci sono vari esempi, in politica, non solo. Astellas, un'azienda leader nel settore farmaceutico che sposa l'arte. Perché?
Beh, prima di tutto perché siamo appunto un'azienda farmaceutica giapponese e quando Leonardo ci ha comunicato di questa sua intenzione, di questa mostra, il cui tema è appunto la donna in abiti che rispecchiano la tradizione giapponese, naturalmente ci siamo subito interessati al tema. In secondo luogo anche perché la cosa molto bella che ha deciso di fare Leonardo è quello di devolvere parte del ricavato di questa mostra per il terremoto che ha colpito gravemente il Giappone a marzo. Anche la nostra azienda è stata colpita, noi abbiamo già fatto tanto per il Giappone a livello di azienda, ma poter dare un contributo aggiuntivo sicuramente è una cosa che ci fa molto piacere. La donna è samurai e delle volte anche kamikaze del tempo moderno, in quanto fa tutto, perché direi che in Italia la figura della donna è stata veramente piegata, l'immagine della donna è stata massacrata, quindi io penso che veramente questo discorso che sta facendo Leonardo sia anche un discorso in favore della donna. Sono in vetta alla classifica, sono le 5 top model più richieste della Fashion Week. Esprimono sensualità, femminilità, grazia o potenza. Sono tante le modelle che animano le sfilate mondiali, corpi statuari in movimento per dare un'anima all'abito che indossano. Solo alcune riescono a calcare le passerelle più prestigiose tutte in una sola stagione, salendo così sul podio delle top. La Venere bianca. Il suo charme è sulla bocca e sotto gli occhi di tutti. Karl Lagerfeld l'ha voluta nel suo ultimo calendario Pirelli. Bianca Balti è il fiore all'occhiello nel panorama delle top model italiane. Classe 1985, nazionalità russa. La biondissima Natasha Poli ha debuttato nel 2004 sfilando per Emanuele Ungaro e da allora è tra le top più contese dai grandi del fashion biz. Trascorre la sua infanzia tra Grecia, Canada, Sudafrica e Francia. La polacca Ania Rubik vanta la sua presenza sulle passerelle e sulle magazine covers più celebri al mondo. Per non parlare delle numerose campagne pubblicitarie di cui è stata testimonial. L'ultima è Les Sables Parfum. Padre dei Caraibi e madre portoricana. Joan Small è una delle bellezze black che si sta facendo rapidamente strada tra le top model più affermate.
Iniziare la carriera con un'esclusiva per Givenchy non è da tutte. Determinata, grintosa dalla silhouette longilinea e lineamenti dolci, l'australiana Abby Lee Kershaw è stata senza dubbio una delle regine indiscusse delle Fashion Week mondiali. Non c'è due senza tre. Terzo sì per l'ex dei Beatles. Paul McCartney non è più sulla piazza. Ha pronunciato il suo terzo sì sposando la ricca ereditiera americana Nancy Shevel, nel giorno in cui John Lennon avrebbe compiuto 71 anni. La cerimonia si è svolta a Westminster Register Office a Londra, dove nel 1969 Paul sposò Linda Eastman, suo primo amore, ancora nella memoria di tutti, morta 13 anni fa per un cancro al seno. Nessun paparazzo è riuscito ad immortalare l'evento annunciato l'11 maggio. I fotografi sono riusciti solo a riprendere nelle scorse settimane l'annuncio del matrimonio appeso a Mary Leibon Register Office o la consegna di un frigorifero di bottiglie di champagne consegnato alla casa di St. John's Wood, vicinissima agli studi di Abbey Road, dove i Beatles registrarono la gran parte dei loro successi. E poi la visita alla sinagoga, dove Nancy, ebrea, ha ricevuto la benedizione. La cena al ristorante cinese con pochi intimi o il commento che McCartney ha rilasciato informalmente fuori casa ai giornalisti che l'assediavano. Grazie ragazzi, grazie di essere venuti. Non vediamo l'ora che sia domani. La Shevel indossava un abito bianco a maniche lunghe con un fiore tra i capelli, disegnato dalla figlia di Paul, la stilista Stella McCartney, che l'ha aiutata anche nella scelta del menù totalmente vegetariano. L'ex Beatles ha optato invece per un classico completo blu scuro con camicia bianca. Una cerimonia intima con soli 30 ospiti tra amici e parenti, tra questi Ringo Starr. C'è un'app per tutto e la cantante Bjork ne sa qualcosa. Che Bjork fosse una cantante a dir poco eccentrica e ricercata, non c'erano dubbi. Questa volta però a stupire non è solo il suo look o le sue melodie, bensì l'originalità del nuovo album, Biophilia. Un progetto quasi interamente realizzato con l'iPad. Questo progetto è molto importante per me per diversi motivi. Mi sentivo un po' tagliata fuori dai discografici in Asia, in Nord e Sud America, ma anche in Europa. Quindi mi sentivo come rinchiusa in una griglia. È stata quasi una fortuna perché ho sentito la necessità di cercare qualcosa di nuovo e mi sono detta no, ho bisogno di vedere dove può arrivare questo progetto prima di legarmici. E in questo senso è stato un po' un bivio per me. It was sort of a crossroad project for me. L'ottavo lavoro dell'artista islandese è un progetto multimediale che esplora musica, natura e tecnologia, composto da 10 canzoni cui si accompagnano elementi grafici, interattivi e videogiochi. The touchscreen came out, the iPad. Quando il touchscreen è uscito per l'iPad, intendo, abbiamo detto wow, ora abbiamo 10 canzoni pronte che hanno già programmato all'interno dell'algoritmo, almeno dal lato musicale. We should just take this all the way. Dovevamo solo rendere l'idea anche per l'applicazione, così il progetto è iniziato con il touchscreen ed è stato determinato con il touchscreen. Abbiamo contattato uno dei costruttori di applicazioni e quindi tutti e 10 i pezzi hanno 10 applicazioni. Il progetto è finalmente uscito e non si tratta di un album come tutti gli altri, perché ogni canzone ha la sua applicazione. Like a virus needs a
Oltre al disco sarà quindi possibile scaricare l'applicazione Biofilia per tutti i supporti Apple e integrarla con i nuovi contenuti pronti per il lancio, a cominciare dall'offerta che accompagna il primo singolo Crystalline. Una nuova sfida quindi per Björk, sempre alla ricerca di possibili evoluzioni non tanto o solo nella musica, quanto nell'arte nel suo complesso. Isabella Ferrari, anche le cinquantenni sanno sedurre. Un tubino sexy e gambe accavallate alla Sharon Stone. Anche lei è bionda e conturbante. Isabella Ferrari, a 47 anni, ha detto di sì a Yamamai per uno spot di Intimo senza veli. Un paio di slip alla brasiliana, un reggiseno tenuto su dalle mani. Poi un'immagine di lei che cammina verso la piscina e lì, a seno nudo sempre coperto dalle braccia, guarda un reggiseno galleggiare in acqua. Girato da Paolo Sorrentino, il video mostra l'attrice sensuale più che mai, perché quel che si vuole comunicare è che una donna anche a 50 anni può essere seducente e bella. La Ferrari ci riesce. L'età c'è, ma l'immagine la cancella, senza bisogno del bisturi. La morbidezza e l'appeal di Isabella stanno in un viso in cui una ruga racconta. Le curve seguono una strada in movimento. Il TG delle celebrities, gli eventi, gossip, solo a Class TV Moda News, solo su Class TV Moda. Vi aspetto alla prossima puntata!